senso che senza spettacolo è davvero durissima ancora di più. Ma siamo tutti quanti al ridicolo criminale, perché io ricordo che i teatri sono quelli che sono stati chiusi per primo, cioè come veicolo praticamente di pandemia. Cioè, mi ricordo che in Sicilia la movida continuava ancora, stiamo parlando di marzo, primi di aprile, ma già i teatri erano chiusi come i più pericolosi. E sono stati chiusi perché? Per una deficienza mentale politica. Cioè, la cultura è un optional, la cultura viene considerata un hobby. Quindi, essendo un hobby, se c'è o se non c'è, non ha importanza. Te ne stai a casa, tiri giù un libro, fai cultura. E ci si dimentica la cosa più importante, cioè che dietro la cultura ci sono chi vive di cultura. Quindi ci sono gli attori, ci sono i ballerini, ci sono i musicisti, ci sono i tecnici della luce, i tecnici del suono, c'è il botteghino, ci sono tutte persone che praticamente campano esclusivamente di questo. Nel momento che si chiudono i teatri, si leva il lavoro a migliaia e migliaia di persone. Quali possono essere le soluzioni? Ma dunque, intanto non c'è stata assolutamente la volontà politica, perché si era parlato di una soluzione, di far entrare le persone alternando un posto sì e un posto no con la mascherina.